Sia lodato Gesù Cristo. Un saluto carissimo a voi che ascoltate. Oggi il Sabato Santo e come ieri è un giorno aliturgico, quindi non viene celebrata nessuna messa. C'è un silenzio in questo giorno, il silenzio della morte di Gesù. E questo giorno è particolarmente dedicato, e così vorremmo in questa intenzione di oggi, alla Beata Vergine Maria, che giustamente prende il titolo in questo frangente di Addolorata. È il suo giorno più terribile da un punto di vista spirituale, dopo quello della passione del Signore Gesù. È il più terribile perché il mondo, il demonio, sembra aver vinto. Il Dio che si fa uomo, si mette nelle mani degli uomini, è stato ucciso. Quell'uomo che finché era bambino era messo nelle mani di Maria, sua madre, e di Giuseppe, ed era protetto nel segreto. Quell'uomo si è consegnato alla malvagità degli uomini, mossi dal peccato, mossi dallo spirito del maligno. Maria non ha più potuto custodirlo, perché già glielo aveva predetto Gesù. Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco il primo dolore anticipato per la Madonna, che sapeva qual era la sorte di chi doveva uscire dalla protezione del segreto, dell'intimità della casa e della protezione della famiglia per esporsi ad una vita pubblica, un mondo cattivo, pronto a osannare e tanto velocemente a gridare crocifiggilo. La vita pubblica di Gesù, la vita del Redentore, chiedeva questo. Maria, la Vergine Santissima, è solitaria in questo tempo. I discepoli, anche i più cari, lo sappiamo, si disperdono. Rimane il più fedele sotto la croce, oltre Maria di Magdala e le donne, Giovanni. A Giovanni viene affidata la madre. È giusto vedere in questo l'affidamento di tutta la Chiesa a Maria. Ma in realtà Giovanni, nella situazione concreta, è l'unico che nella sua purezza, quasi ancora fanciullo, può stare vicino alla madre del Cristo, ora perfettamente sola in un mondo cattivo. Ella ha subito tutto quello che Gesù ha ricevuto, tutti i colpi spiritualmente riflessi nel suo cuore, non solo per l'unione morale che c'è fra una madre e un figlio, ma perché i colpi che vengono dati a Gesù per la redenzione dell'uomo sono condivisi dalla madre. Gliel'aveva detto il vecchio Simeone nel Tempio, al momento della presentazione del bimbo, ai 40 giorni dalla nascita, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, il cuore. È solitaria in questa sua sensibilità, in questo suo portare i colpi del maligno attraverso gli uomini, quella canaglia impazzita, un branco di tori mi circonda. È solitaria nel portare la fatica del dolore umano, del dolore fisico, del sostegno morale al figlio fin sotto la croce senza cedere. Deve andare avanti a redimere il mondo. E lei è lì, solitaria, piccola, sola, umanamente indifesa. Ed ora nel Sabato Santo giganteggia la sua figura solitaria,
nella fede. La fede che le parole del Messia profetizzato da Isaia deve risorgere. Le parole del suo stesso figlio. Ma noi sappiamo che di fronte ai fatti ogni fede più salda viene scossa e messa alla prova. È pur vera quella parola dei profeti, è pur vera quella parola del suo figlio Gesù, eppure non è più lì a consolarla, a confortarla, a confermare questo. Gesù è di là da una pietra, è dentro un sepolcro. Gesù è un brandello d'uomo ridotto così dagli uomini. Quell'umanità che egli voleva redimere. Gesù ha promesso di risorgere, ma nessuno crede. Anche Giovanni vide e credette il giorno dopo il sabato, quando vide le bende ben piegate da una parte. Ma fino a quel momento è solo la Madonna che deve credere e tenere la fiaccola della fede al posto di tutta l'umanità, che è divisa fra gli inferociti nell'animo dall'azione satanica, i pusillanimi, i dubbiosi, tutti si allontanano. Lei nel suo dolore, donna piccola, donna grande al tempo stesso, separata dal corpo del figlio di quel, da quel macigno, lei attende, spera, crede per tutti noi. E come ebbe a dire San Giovanni Paolo II, per questa sua attesa, per questa sua fede, fu la prima a ricevere la visita del risorto. E possiamo pensare che per amore della madre e della sua fede, il terzo giorno è stato anticipato quasi di un giorno intero, perché sul far dell'alba del primo giorno dopo il sabato, il giorno che adesso chiamiamo del Signore, egli era già risorto. In questo giorno di sabato, in cui il silenzio domina la terra, il silenzio di Dio, dove tutta una vita normale sembra essere ripresa, la normalità del mondo cattivo, non più disturbato dal Salvatore, dobbiamo essere solidali con Maria. La nostra solidarietà è ora, ma va, per la potenza della preghiera, ad anticipare nel giorno in cui questo è avvenuto l'aiuto. Maria cioè sente in quel momento gli aiuti dell'amore che viene dai fedeli delle generazioni successive anche alla nostra, che stanno unite a lei in questo dolore, in questa solitudine, in questo tempo che anche per noi è di grande fede, deve essere di fede, perché se il mondo urla la sua violenza, noi sappiamo che Cristo è già risorto, ha già vinto la morte. Passiamo attraverso la bufera. Vincerà con il vincitore chi resiste, chi persevera, sino alla fine, con Maria. Dio vi benedica.